Quante sono impegnate sulla comunicazione online? Quante persone lavorano nella pubblica amministrazione oppure sono consulenti nella pubblica amministrazione, niente? Consulente ci siamo. Quante queste lavorano sulla comunicazione online? Okay. Quante persone invece lavorano per lavorare sulla comunicazione online nelle istituzioni? Perché ci sono delle persone che non lavorano nella pubblica amministrazione, quindi vorrei sondare un po' l'interesse collettivo. Di quelle che non lavorano nella pubblica amministrazione, quante sono interessate alla comunicazione online? Perché c'è differenza istituzionale, perché vi faccio questa domanda, perché la comunicazione istituzionale è differente dalla comunicazione privata ed è differente dal marketing istituzionale e privato. Per istituzionale intendi tipo educazione, informazione delle persone? No, io parlo della comunicazione ufficiale, della di istituzione, di un personaggio pubblico, che è, diciamo, la comprende un po' l'immagine, ma in realtà è la parola dell'istituzione, e sia nelle comunicazioni ufficiali sia nel rapporto con il cittadino. Per cui, ad esempio, se pensiamo a, faccio questa premessa, se pensiamo all'organizzazione di un ente, quando si parla di comunicazione istituzionale si fa a capo d'ufficio, nell'ufficio di relazioni con il pubblico, l'atto può essere il cerimoniale, ma non il ricerca. Noi abbiamo una situazione, faccio questa piccola premessa, per una situazione in Italia un po' ibrida, nel senso che è riconosciuta la figura del giornalista all'interno della pubblica amministrazione, del ufficio stampa, non è riconosciuto il ruolo del comunicatore pubblico, nonostante sia stata fatta una forte guerra. Esiste una legge sulla comunicazione pubblica che è la 150 del 2000, ci sono delle direttive, la direttiva partire successive, che inquadrano come va fatta la comunicazione pubblica, ma non esiste una figura di comunicatore pubblico, così come non esiste una figura di community manager nell'ambito della comunicazione online. Però di fatto chi si occupa della comunicazione istituzionale non dovrebbe occuparsi della parte stampa, dovrebbero dialogare tra di loro, anche in tempi di spending review, perché sono completamente due attività diverse. Chi si occupa della comunicazione istituzionale si occupa anche della comunicazione per il cittadino. È una questione di dialogo, non di sovrapposizione di competenze. Vi dico che io, per cautela nel mio percorso professionale, sono diventata giornalista pubblicista, essendo comunque tarata sulla comunicazione pubblica, e nel lavoro che faccio adesso mi occupo di comunicazione e non mi occupo di stampa, ma di stampa in caso di emergenza. Però sono due cose completamente diverse. Fatta questa premessa, l'intervento mio di oggi è su come si utilizzano i social nella comunicazione istituzionale. Prima di parlare di come si utilizzano i social, bisogna dire che in Italia sono poche le amministrazioni che hanno fatto la scelta di utilizzare la comunicazione 2.0 per dialogare con il cittadino e per farle diventare un canale di comunicazione ufficiale e di comunicazione dell'emergenza. Degli esempi che sono abbastanza positivi, posso fare quello del comune, un esempio del comune di Milano, ma se proprio vogliamo andare indietro nel tempo, la possibile del comune di Bologna, quella delle Pergole. Un esempio di sindaco e di comunicazione istituzionale che online, che sul 2.0 che facciamo, è Matteo Renzi e il comune di Firenze, perché è un tipo di comunicazione che, oltre a dare delle informazioni, oltre a gestire personalmente chi, insomma, sta a sede questa parte e sui social che rappresentano l'istituzione, hanno anche un feedback, nel senso che dopo aver dato la comunicazione ringraziano anche chi ha segnalato, rispondono in contemporanea. Questa è una parte fondamentale. Vi faccio questa premessa per dirvi che quando un'amministrazione pubblica o un personaggio pubblico decidono di andare online, di andare sui social, devono essere consapevoli di quelle che sono le opportunità, di quello che è il comportamento che devono mantenere, di quelli che sono i rischi. Il primo rischio è quello che non si può tornare indietro. Quando si decide di andare sui social, bisogna essere consapevoli del fatto che non è così su internet e non si deve mandare una comunicazione
dire che al massimo volendo esagerare con la cultura. Allora dare un parere ufficiale, una risposta ufficiale su un social blocca l'amministrazione perché lei si vuole. Facendo insomma, questa premessa bisogna capire che dare una risposta su social significa relazionarsi con il cittadino, non significa dare un parere ufficiale con la pubblica amministrazione, quindi sono due cose ben distinte, però molto spesso c'è bisogno di informazioni prima di interno della pubblica amministrazione per poi entrare nella, nel 2.0. Fatta questa premessa, i vantaggi. Non si legge benissimo, ma degli ecco, i vantaggi. Sì, i vantaggi nel fare una scelta social da parte della pubblica amministrazione sono vantaggi sia per l'amministrazione che per il cittadino, sono vantaggi in termini di efficacia, perché? Perché si raggiunge il cittadino con maggiore efficacia e maggiore flessibilità e il cittadino è maggiormente informato su quello che succede nella pubblica amministrazione, perché l'aggiornamento di un social è più frequente rispetto all'aggiornamento di un sito, perché prima di realizzare un social la pubblica amministrazione deve capire il suo territorio, quindi deve capire quante persone sono online, quante persone utilizzano Facebook e quindi anche il tipo di comunicazione che deve veicolare. Dopo vi spiego perché insomma Facebook è utile per la pubblica amministrazione perché i dati di diffusione sono maggiori rispetto ai dati di penetrazione della banda larga, quindi nel nostro paese. Per cui la pervasività della comunicazione di un social è maggiore rispetto alla stampa, è maggiore rispetto alla comunicazione 1.0, quindi quella di un sito internet. Il cittadino è maggiormente informato, perché non deve fare sforzo, non deve andare sul sito. Può aprire la propria pagina e trovarsi la notizia, può essere sul cellulare e utilizzare un'app, oppure scaricarsi quelle che sono le informazioni e andare a visualizzare la pagina istituzionale di un ente, o seguire le informazioni su i servizi utilizzando Twitter, il Quark, su cui sono stati molto usati, per questi problemi funziona bene perché ogni volta che c'è un problema che significa qualche 5 volte al giorno, dà le informazioni, quindi quantomeno uno nel viaggio è informato sul fatto che la metro B è chiusa, almeno tanto che non è successo. Però devo dire che anche nella disorganizzazione l'informazione è importante. No, no, ma infatti dico, nonostante i servizi fisici, diciamo che il fatto di interesse dell'altro funziona, diciamo. Anche quello delle telefonie dello Stato funziona uguale. Nel senso, i treni non funzionano. Però se voi twittate su ricordo, sono efficientissimi a dare la risposta perché quel treno è pieno, quando arriverà, quando ci sarà lo shock, però veramente a tempo reale, molto rapido. L'amministrazione è un posto zero, perché l'iscrizione su Facebook è gratuita, l'iscrizione su Twitter è gratuita, l'utilizzo delle applicazioni è gratuita, anche nel nord altre difficoltà. L'unico posto di forza deve esistere nell'amministrazione è la formazione del personale che si occupa di questo e che probabilmente sarà quello che si occupa dei contenuti all'interno del sito. Per il cittadino in termini di costi è un costo di tempo, non fare la fila, non accedere a tutti gli internet, l'accesso di rete fisica ad internet, riuscire ad avere queste informazioni di mobilità, riuscire ad avere queste informazioni a livello di necessità, quindi sono posti anche nel ritardo nel miglioramento della qualità della vita quotidiana. Il monitoraggio è possibile, con i social è possibile aprire un dialogo costante con i cittadini, quindi capire anche quali sono le opinioni e nell'approccio a determinati servizi a determinati temi. Io riesco a capire se un servizio funziona monitorando quelli che sono i commenti su Facebook oppure monitorando quelle che sono le discussioni su Twitter. Posso capire se la gestione di una comunicazione di crisi, che può essere l'apertura di un parcheggio oppure la guida di una metro, quanto influiscono a livello di cittadinanza, per esempio. E i cittadini si sentono maggiormente ascoltati. Se questo rapporto di comunicazione e monitoraggio del feedback funziona, i cittadini si sentono ascoltati, quindi sono più propensi a gestire le gradi di un disservizio, a gestire il miglioramento di un servizio insieme alla pubblica amministrazione. Ci troviamo così in tutto quel filone di apertura
dell'amministrazione al cittadino che se ne parla ormai dagli anni 90 e forse con i social riesce a trovare, diciamo, un canale privilegiato di soluzione. Ascolto, dialogo e fiducia sono direttamente collegati al monitoraggio e al feedback, per cui sviluppare il vantaggio dell'amministrazione, sviluppare un dialogo con il cittadino, avere un canale che ti permette di risolvere un problema in maniera più semplice, senza dover fare il giro degli uffici interni, riesce a risolvere un problema direttamente nell'ascolto e nel dialogo con i cittadini. Anche la conoscenza di un problema a livello territoriale, non lo so, nella periferia di Roma è più facile attraverso i social riuscire a capire qual è il problema, invece che seguire il processo di distanza fatto da un gruppo di cittadini all'amministrazione che poi viene passato, che dovrebbe passare da lui, poi all'ufficio interno, poi all'apicale, poi all'apicale politico, poi di nuovo al dirigente, al servizio, al gruppo, al cittadino la risposta, oppure attraverso la stampa. Quindi eliminando tutti questi passaggi è più facile risolvere un problema a livello temporale e a livello anche di efficacia e di efficienza. E il cittadino è una grande conquista per una disponibilità di rapporti con la pubblica amministrazione. Invece di aspettare 2 settimane per una risposta, può aspettare un giorno, quindi ce ne sia poco. Io da cittadina auspico una cosa del genere. Trasparenza. Da obbligo normativo a strumenti di partecipazione. Cosa significa? Significa che la pubblica amministrazione con gli strumenti social, in questo caso non sono soltanto Facebook e Twitter, ma possono esserlo, coinvolge i cittadini nelle decisioni programmatiche dell'amministrazione della città, dell'amministrazione del paese, delle scelte programmatiche per il futuro del paese nel caso dell'amministrazione centrale. I social, come può essere gli escape, non so, qualcuno sa cos'è gli escape, faccio una breve parentesi, gli escape è una piattaforma di condivisione di idee che consente a utenti registrati di dare un'idea alla pubblica amministrazione.